Io sono Maria Sara della Valle, sono una pedagogista e un'educatrice. Benvenuti al Giardino della Pedagogia. Oggi vogliamo fare un po' questa recensione educativa di un libro che mi ha interessato molto. Ho approfondito anche con piacere. La lettura è abbastanza scorrevole e comunque di facile. Comunque comprensione anche magari a chi non è addetto ai lavori, quindi non è solo adatto, come vogliamo dire, non è solo appunto adatto agli addetti ai lavori, ai professionisti che lavorano nei servizi sociali, nei servizi educativi, alle professioni d'aiuto, ma è proprio rivolto anche a tutti. È un saggio di Massimo Recalcati, Esiste il rapporto sessuale. Questo libro, dicevo, è veramente interessante, scorrevole, veramente interessante, insomma, approfondire soprattutto dal punto di vista psicologico la tematica della sessualità, dell'educazione sessuale, della comprensione del significato dell'amore, del significato e della separazione anche tra sesso e amore, del significato anche nell'intero arco della vita, ma anche e soprattutto, direi, fin dall'infanzia e dall'adolescenza, dove si hanno comunque le prime esperienze. Ecco, questo direi che è molto interessante come libro, molto, diciamo, che può essere anche uno spunto, ecco, di riflessione, di discussione. L'autore appunto si domanda, pervenendo al di che cosa si pa parla questo libro, se esiste il rapporto sessuale, se esiste appunto la sessualità nel vero senso della parola e soprattutto se esiste, ecco, al momento di oggi, nella nostra società, nella nostra società ipermoderna. All'inizio del libro, ecco, fa un po' il fatto che la sessualità, il sesso viene comunque definito un po' come un meccanismo, ecco, meccanico, una serie di fasi, di comportamenti, di eccitazione, di soddisfacimento solo di un mero bisogno, comunque solo un soddisfacimento personale. Non vi è una vera e propria passione, una vera e propria passione. Infatti si dice spesso sesso, se, se, sesso senza amore, è un po', diciamo così. Senza quell'emozione, senza quella, diciamo, voglia di coinvolgimento vero e proprio, ma solo appunto un mero appagamento, proprio bisogno. Infatti, poi successivamente, fa anche proprio riferimento alla sessualità, di oggi, che è appunto, è un po' legato, come dicevo, a questo meccanismo, a questa meccanicità, a questa, diciamo, consuetudine predeterminata, predefinita appunto dell'aspetto fisiologico del sesso, che appunto è, dicevo, alimentata dal fatto che oggi il sesso, la sessualità, l'equazione sessuale è fortemente legata al consumismo, al benessere, al marketing, alla appunto pubblicizzazione di questi contenuti a tutti i livelli, a diversi livelli, che possono essere appunto da quelli un po' più approfonditi, più specifici, a quelli magari più generali. E questo poi, ecco, comporta, come dice anche nel libro, come racconta anche un po' nei suoi pazienti, anche la diffusione di alcuni anche disturbi, se vogliamo, psicologici, psichici, come appunto i disturbi comunque di eiaculazione precoce, i disturbi anche proprio più psicologici, più psichici, come appunto derivanti proprio dalla difficoltà nell'effettuare l'approccio, nella vicinanza. Comunque appunto si sono creati proprio per queste dinamiche anche appunto alcuni disturbi legati proprio alla sessualità. Facendo una parentesi, diciamo, più educativa e tralasciando per il momento un po' la trama, diciamo, del film, del libro, scusate, la trama del libro.
o comunque la spiegazione, la recensione, anche oggi comunque vediamo sempre di più gli adolescenti, i nostri ragazzi approfondire le tematiche sessuali attraverso appunto dispositivi tecnologici, attraverso l'online, attraverso il web, attraverso comunque siti specifici e non comunque perché non vi è. Perché c'è la mancanza di un'educazione vera e propria, un'educazione sessuale. Anche nell'infanzia, l'autore, scorrendo le diverse pagine, andando avanti, di fatto si inizia un po', la scoperta della sessualità, la vicinanza con questo mondo legato poi alla sessualità, con appunto il rapporto tra i genitori, nella comunque. Come definisce l'autore anche nelle teorie di Freud e poi nelle teorie di Lacan, dove lui stesso comunque è il più vicino, e quindi ecco anche nel mondo dell'infanzia, anche all'inizio vi è comunque una sorta di conoscenza appunto della sessualità, che poi è vero, si blocca, diciamo tra virgolette, si sospende e poi si riprende nella parte, nell'adolescenza. E quindi questo anche è bello, vi invito poi se volete ad approfondire e vi lascio il link di Amazon qui sotto se volete acquistare questo libro di recente pubblicazione. E inoltre poi fa anche una distinzione anche tra che può essere anche banale, però comunque importante, una distinzione tra appunto il rapporto sessuale che avviene nell'animale e nell'uomo. L'animale, diciamo, è un po' più, tra virgolette, se vogliamo, come dicevo all'inizio, meccanico, nel senso che avviene solo proprio l'atteggiamento fisiologico, l'atteggiamento del comportamento stesso, mentre nell'uomo è totalmente diverso, avendo comunque diverse ovviamente caratteristiche. E anche se oggi spesso tra virgolette, si confonde o comunque stiamo tendendo un po' verso anche l'aspetto, diciamo, animale, quindi dell'aspetto, come dicevo prima, appunto, consumistico, meramente di soddisfazione, come avviene appunto nel regno animale. E poi fa anche appunto una distinzione. In questo senso, anche proprio sull'istinto sessuale che avviene nel regno animale, sul desiderio sessuale che è più profondo, che è più specifico, che è più di un coinvolgimento di emozioni, di sentimenti e di comunque vicinanza verso l'altro, cose appunto che non il ragionamento, il linguaggio e altre dinamiche e altre caratteristiche non sono presenti nel regno animale. E ritornando appunto alla trama, per concludere questo libro, proprio si trova, diciamo, se vogliamo, la risposta se esiste il rapporto sessuale. La risposta è sì, esiste il rapporto sessuale, esiste comunque oggi questa esiste il contatto fisico con l'altro. Esiste questa vicinanza, quindi questa voglia di entrare proprio in contatto con l'altro, di soddisfazione. È vero che, diciamo, nelle storie d'amore i primi mesi sono quelli un po' più intensi, però ecco, è necessario, secondo l'autore, poi non so se avete letto anche altri libri come anche Lessico Amoroso, poi appunto è necessario far vivare, far accendere sempre di più la fiamma, il fuoco con diverse modalità e inoltre poi non c'è solo appunto l'aspetto sessuale, vi sono altre comunque dinamiche, altri aspetti, però ecco il far avvivare questa fiamma, il far comunque attivare appunto meccanismi che possono essere non solo meramente appunto fisiologici, che come dicevo prima sono legati ai fenomeni appunto che viviamo noi quotidianamente oggi. Ma è importante, ecco, sì, il godimento sessuale, il desiderio sessuale, però ecco, è importante appunto mantenere questa fiamma accesa, mantenere lo spirito, se vogliamo, anche della coppia nel corso appunto del tempo. Nel corso del tempo vivendo e riconoscendo della propria solitudine, della propria personalità,
Perché nella solitudine poi si determina poi appunto il rapporto di coppia. Poi ecco, nello specifico, in modo più approfondito, appunto lo potete leggere qui nel libro e appunto, come dicevo prima, vi lascio tutto il link di Amazon qui sotto se volete acquistarlo, se voi desiderate appunto leggerlo, approfondire ulteriormente. Qui ho dato solo delle indicazioni così generali. Venendo però appunto al mio richiamo, così un breve richiamo educativo, alla parte educativa, è vero comunque che appunto nella nostra società il richiamo alla sessualità è sempre presente, è presente nella pubblicità, come dicevo prima, nelle televisioni, nei libri, nei social, in alcuni siti appunto specifici. Quindi ecco, siamo bombardati dalla sessualità. La sessualità, quella poi appunto che è prettamente, diciamo, più fisica, che è legata di più al godimento rispetto che al desiderio sessuale, rispetto al vero significato, dell'amore. Quello sicuramente appunto è vero e cresciamo proprio in questo, diciamo, in questa bolla, in questo oblio e in questa difficoltà poi di fare una vera e propria educazione sessuale. È necessario infatti partire proprio dalla preadolescenza, direi, dalla pubertà. Iniziare un po', in questo senso all'avvio, all'approccio appunto all'educazione sessuale, ad educare, a capire e a riconoscere le emozioni, appunto a capire anche i rischi, che cosa fare, che cosa non fare, che cosa è meglio non fare, che cosa appunto, quali sono i meccanismi anche appunto di contraccezione, piuttosto appunto che cosa fare in caso di gravidanza e diverse appunto tematiche che possono succedere, che possono accadere, o comunque che è necessario appunto, ecco, una informazione che sia veramente un'informazione vera e propria. Quindi ecco, partire già dalle scuole in questo senso, partire dalle scuole, fare anche dei corsi o comunque delle riflessioni, dei gruppi appunto che possono educare in questo senso alle sessualità e di non avere paura, come altro aspetto di non avere quindi tabù, non avere senza filtri, senza veramente difficoltà sia da parte nostra che da parte comunque dei ragazzi, perché il confrontarsi ovviamente è una modalità più che mai vincente, devo dire, più che mai Azzeccata. azzeccata. Ci sono diversi dubbi, diverse confusioni in questo senso. Un po' anche derivate appunto, come dicevo prima, dalla televisione e anche magari da alcuni fatti di cronaca, perché è necessario ecco anche limitare e smorzare magari anche alcune dinamiche che sono presenti. Anche in questo senso che comunque l'educazione, i corsi di formazione sessuale sono importanti anche per la prevenzione e anche poi per ovviamente, se appunto il durante, diciamo, in itinere successivamente. Però ecco, anche la promozione, direi la prevenzione è fondamentale in questo senso. Non tirarsi, diciamo, indietro in questi aspetti. Ovviamente la rete professionale, i servizi educativi, l'incrocio di sapere e altre appunto associazioni sono importanti per aumentare, per incentivare questa appunto educazione sessuale, questa conoscenza in questo senso, e non appunto tralasciare, perché comunque il rapporto sessuale sia anche godimento, ma deve essere soprattutto desiderio, come dice l'autore, ma deve essere anche comunque una conoscenza che deve essere comunque importante per capire, aggiustarsi, orientarsi in questo mondo, orientarsi, capire i rischi e le difficoltà della vita, perché l'autonomia, come dicevamo anche nella mia, diciamo, serie di video legate alle parole della pedagogia è fondamentale. L'autonomia è sapersi muovere, comprendere anche i rischi e le difficoltà della vita. Questo rientra appieno in questi obiettivi e negli obiettivi soprattutto di vita del soggetto, del ragazzo. L'adolescenza deve essere comunque
In questo senso, direi, incentivata, direi comunque, nel senso comunque di conoscere i nostri ragazzi, di una vicinanza, un confronto, una comprensione, e non ci deve essere comunque un'emarginazione, una diffidenza, del pregiudizio, degli stereotipi. Poi ecco, fatemi sapere voi nei commenti qui sotto come la pensate. Queste sono un po' alcune mie riflessioni. Non voglio comunque allungare ulteriormente questo video. Io vi ringrazio e alla prossima puntata del Giardino della Pedagogia.